Ora vediamo il significato intuitivo della seconda formula, quella da utilizzare nei tratti dei passaggi di stato 2 e 4. Come la formula precedente, anche questa serve per calcolare quanto calore è necessario somministrare o sottrarre a una certa massa m di sostanza per farla fondere o vaporizzare. Immaginiamo per esempio di avere 10 kg d'acqua allo stato liquido, che già si trova a 100 gradi centigradi, quindi siamo nel punto D. Somministriamo calore e progressivamente questi 10 kg d'acqua liquida diventano vapore. Questa formula ci permette di calcolare quanto calore noi dobbiamo somministrare a questi 10 kg d'acqua liquida, già a 100 gradi centigradi, per farla diventare vapore tutta quanta. Per fare questo calcolo dobbiamo conoscere il calore latente di vaporizzazione, che è definito come la quantità di calore che serve a far vaporizzare un chilo solo, un chilo in questo caso d'acqua, cioè un chilo di sostanza. E poi bisognerà moltiplicare per 10 kg, perché noi dobbiamo vaporizzare non un chilo, ma 10 kg. Il delta T, la variazione di temperatura, non compare in questa formula perché non c'è nessuna variazione di temperatura. Durante il passaggio di stato la temperatura non cambia. Se invece noi abbiamo 10 kg di ghiaccio a 0 gradi e quindi stiamo nel punto B e vogliamo sapere quanto calore dobbiamo somministrare a questi 10 kg di ghiaccio per farli fondere completamente in acqua liquida, quindi per arrivare al punto C, allora la formula è identica, con l'unica differenza che non devo usare più il calore latente di vaporizzazione, ma il calore latente di fusione, che è definito come la quantità di calore che è necessaria per fondere completamente un chilo. Ecco perché poi devo moltiplicare per 10, perché ho 10 kg. Quindi per far fondere completamente un chilo di ghiaccio che già si trova a 0 gradi centigradi. Quindi già si trova alla temperatura di fusione, pronto per trasformarsi in liquido. Andiamo quindi a vedere quanto vale il calore latente di fusione nel caso della nostra sostanza, che è l'acqua. Vale 334.000 joule per ogni chilo che devo fondere. Cioè per fondere un chilo di ghiaccio, acqua in realtà qui va letta come acqua solida, che deve diventare liquida, quindi un chilo di ghiaccio, mi servono 334 kJ di calore. Questo è il calore per fondere completamente un chilo di ghiaccio a 0 gradi e portarlo a fusione completa. Poi io devo moltiplicare per 10 kg. Se invece voglio sapere il calore latente di vaporizzazione, cioè quanto calore serve per la vaporizzazione completa di un chilo d'acqua liquida già a 100 gradi centigradi, allora devo prendere quest'altra tabella con i calori latenti di vaporizzazione e vediamo che l'acqua, stavolta acqua liquida, già a 100 gradi, un chilo d'acqua liquida a 100 gradi per vaporizzare completamente ha bisogno di 2,253 milioni di joule per ogni chilogrammo che devo vaporizzare. Quindi siamo a 2253 kJ. Si tratta di valori molto grandi, cioè i calori latenti di fusione e di vaporizzazione di solito sono valori molto grandi, perché dal punto di vista energetico è richiesta una grossa spesa di energia per spezzare i legami chimici e far passare la sostanza da liquido a vapore o da solido a liquido. È richiesta molta più energia per far fare alla sostanza i passaggi di stato, cioè per spezzare i legami chimici, piuttosto che semplicemente per far fare alla sostanza dei riscaldamenti, cioè degli aumenti di temperatura, senza però cambiare lo stato, cioè senza spezzare i legami chimici. E questo è intuitivo, perché i riscaldamenti non comportano la distruzione dei legami chimici, ma soltanto l'aumento dell'agitazione termica senza spezzare questi legami. Invece spezzare i legami chimici è un'operazione molto più dispendiosa dal punto di vista energetico. Tornando alla tabella, vediamo che non solo riporta il calore latente di vaporizzazione,
ma anche la temperatura di ebollizione, che per l'acqua è 100 gradi centigradi, cioè 373 Kelvin, ma per le altre sostanze è una temperatura diversa. Per esempio per lo stagno è circa 2600 gradi centigradi. Quindi se questo grafico si riferisce allo stagno, la vaporizzazione, cioè l'ebollizione, si ha a 2600 gradi centigradi, non a 100 gradi centigradi come nel caso dell'acqua. E sempre per lo stagno, la fusione avviene a 232 gradi centigradi, cioè 505 Kelvin. Questa temperatura di fusione sul grafico dello stagno è questa. Quindi qui c'è 232 gradi centigradi, invece per l'acqua c'è 0 gradi centigradi. Infine, come ultima osservazione, possiamo anche questa formula interpretarla come sottrazione di calore anziché somministrazione di calore. Cioè se noi percorriamo il grafico da destra verso sinistra, allora il vapore diventa progressivamente liquido oppure il liquido diventa progressivamente solido. In questo caso si tratta di calore che viene sottratto a quella sostanza ed è un calore di segno negativo.